Ultimo giorno di scuola di un anno difficilissimo tra Covid, didattica a distanza e grandi vuoti nelle aule decimate dalla pandemia. Eppure lo spirito dei ragazzi sembra reggere le difficoltà. Sono resilienti questi giovani che trovano la forza di festeggiare, di non mancare ad un appuntamento tradizionale durante il quale ci si dà l'arrivederci all'anno prossimo. L'assessore regionale all'istruzione, Pietro Quaresimale, ha voluto salutare da Teramo gli studenti di tutto l'Abruzzo. Un anno molto difficile dovuto appunto alla pandemia, con diversi periodi di DAD. Ogni volta che è stata firmata un'ordinanza per la didattica a distanza è stato un trauma anche per me, e quindi oggi che è l'ultimo giorno di scuola ho voluto portare i saluti con l'auspicio che a settembre si riparti con regolarità, perché sappiamo benissimo quanti pregiudizi ha creato la DAD non solo a livello formativo e a livello di istruzione ma soprattutto a livello di socializzazione. Quindi l'auspicio, come dicevo, che si possa tornare a scuola con regolarità, perché la scuola è di fondamentale importanza, l'istruzione e la formazione, perché permette di formare le future generazioni. Quindi ci saranno tanti studenti in meno, sono a rischio i posti di lavoro? Ma questo lo so, questo dato lo conosco molto bene. Io ritengo che tutto l'organico sia confermato, abbiamo fatto anche delle riunioni nelle conferenze Stato-Regione col Ministro Bianchi, che ci ha garantito appunto che il personale rimarrà lo stesso. Ultimo giorno di scuola ma non di studio, in tanti dovranno sostenere gli esami di maturità che dopo 2 anni di pandemia tornano quasi alla normalità. Speriamo bene questa maturità e ci stiamo preparando, speriamo nella benevolenza dei professori. Nulla, poi che difficoltà avete avuto quest'anno? Beh, sicuramente dopo 2 anni di Covid tornare in presenza non è stato facilissimo, però sicuramente siamo tornati con me, anche grazie ai professori, grazie ai compagni, è stato comunque bello, quindi va bene così, va bene. Com'è stato studiare da casa? È un po', diciamo, alienante, perché comunque diciamo che fare tutto da soli è molto, cioè non è. Mentre in classe comunque c'è uno spirito di collaborazione, si cerca comunque di stare più insieme, da soli cioè non ha senso, diciamo, secondo me. I 2 iscritti della maturità vi preoccupano? Normale, cioè mi preoccupa più l'orale più che altro. Cioè non a me si preoccupano. Che cosa farai all'università? È ingegneria ambientale, penso. E intanto al liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo si suona e si canta dal vivo, un modo elegante per salutarsi con uno sguardo al futuro. Cosa si augura per il prossimo anno scolastico? Allora, mi auguro che tutte le attività vengano riprese a pieno, perché abbiamo vissuto momenti molto difficili, però ce la faremo, andrà tutto bene, noi abbiamo ripreso tutte le nostre offerte formative, extracurricolari, tutto, perché c'è bisogno di questo, no? Perché per crescere occorre il contatto umano.